È arrivata la sua 37esima edizione, la festa della Cresciamatta e dell'Oca in Porchetta, che sta per tornare a Tre Ponti di Fano. Le date, infatti, sono quelle del 22, 23 e 24 luglio, con l'appendice del 25 in cui si terrà a Crepapelle. A parlarcene è stato Gino Bartolucci. Ritorna finalmente dopo il Covid la festa della Cresciamatta, 37esima edizione, naturalmente. L'augurio è che queste manifestazioni riprendano l'iter che avevano prima del Covid. Noi facemmo anche l'anno scorso in versione ridotta, senza musica. Diciamo che comunque fu un successo anche se ridotto naturalmente, però non era facile. Quest'anno riprendiamo al completo, grandi orchestre, naturalmente, che si esibiranno da noi alla... Venerdì avremo Elena Camarrone, sabato Simone a 40, domenica Rossella, Ferrari e Casanova. Perciò tre grandissime orchestre e il nostro motto è quello di portare delle orchestre importanti nella nostra festa. Poi il menù che è la nostra prelibata, oca in porchetta e cresciamatta, che sono i piatti tipici. Poi però c'è di tutto da mangiare agli stand, perciò l'augurio, il tempo dovrebbe essere dalla nostra. Speriamo che tanta gente venga alla nostra festa, sperando che si riesca a riprendere dopo questo Covid, diciamo, un iter della vita normale. Naturalmente poi lunedì, abbiamo detto venerdì, sabato e domenica, lunedì torna a Crepapelle il concorso di barzellette che tanto successo ha avuto negli anni scorsi, perciò l'augurio e l'invito che di venire a Tre Ponti, alla cooperativa Tre Ponti, a questa 37esima edizione della festa della Cresciamatta. La Cresciamatta naturalmente è un prodotto che povero, se vogliamo, perché è la tipica crescia al rosmarino che si faceva una volta nei forni. Noi quando partimmo 37 anni fa la crescia si faceva nei nostri forni di campagna, naturalmente oggi è diventata un po' industriale perché non, una volta si facevano 300 cresce, oggi bisogna farne 3000 naturalmente. Non si può, non ci sono più i forni, perciò bisogna passare per forza nei forni industriali. Perciò. E poi 4 anni fa ci inventammo l'oca in porchetta, noi non ci inventiamo perché l'oca la facevano, poi sono sparite un po' tutte le feste dell'oca in porchetta. Abbiamo visto che tanta gente piace questo prodotto, perciò l'abbiamo riproposto con tanto successo.